eri presente in fondazione l'altro giorno quando si è parlato di ambiente, che comunque è un tema a voi molto caro, e hai in mente qualcosa da proporre in consiglio magari anche su questo tema? Beh, devo dire che sei veramente molto perspicace, oppure hai la sfera magica, perché ci sarà probabilmente un evento, non voglio anticipare niente perché prenderebbe anche in contropiede gli organizzatori, però un evento a maggio legato alle questioni ambientali a Piacenza. E quindi dico che siamo assolutamente in argomento. L'incontro dell'altra sera è un incontro in cui eravamo presenti entrambi i consiglieri comunali di Piacenza e tra l'altro sala affollata, argomento molto molto interessante. Nel nostro programma l'ambiente è un punto chiave. Devo dire che a Piacenza siamo molto indietro, veramente molto indietro, è una città che è in grossa difficoltà ambientale, come tante città della Pianura Padana, però mi è sembrato che a fronte delle proposte di Lega Ambiente ci fosse da parte dell'amministrazione la volontà di farle proprie. Poi però quando si è entrato nel dettaglio durante la serata, insomma, qualche tentennamento si è visto anche da parte dell'assessore nel rispondere alle domande, forse perché è un tema complesso, un tema difficile, le soluzioni sono difficili, però noi ci aspettiamo qualcosa in più, un cambio di marcia. Noi tra l'altro abbiamo insistito in Consiglio Comunale pesantemente per avere il PUMS, cioè il piano di urbanistica urbanistico di mobilità sostenibile. Questo PUMS non è ancora arrivato, ci avevano promesso che sarebbe stato licenziato a gennaio. E poi l'altra sera in Lega Ambiente l'assessore ha detto che ci stanno lavorando con una società che farà degli studi e quindi la cosa si allungherà ancora. Effettivamente, insomma, questo dà la dimostrazione che la programmazione non è proprio ben oliata, ecco, nell'aspetto ambientale. Poi ci sono altri argomenti come le partite, così, dove siamo tutti credo allineati, tutti piacentini, compresa la giunta, però nel complesso si fa fatica a vedere qualche azione forte a favore della soluzione dei problemi ambientali. Nel senso, vogliamo tornare sull'argomento, prima che era comunque chiuso, avete già preso posizione sulla storia del supermercato di Attrezzati. Qualcuno ha osservato che la città sta un po' diventando la città dei supermercati, che stanno nascendo molti. Come hai commentato questo fatto? Sì, è uno scempio il fatto di avere, è uno scempio anche urbanistico, estetico e un danno anche per una certa parte del commercio. Allora, Via Calciati, se vuole, ne parliamo, non è un problema. Diciamo che il problema è che la giunta precedente comunque aveva già autorizzato l'insediamento di tanti centri commerciali, tant'è che l'ultimo Aldi, era l'ultimo che è arrivato in ordine di tempo, era già stato deliberato questa apertura dalla giunta precedente. Quindi questa giunta per ora non ha ancora. Il primo atto è Via Calciati, però Via Calciati è area privata, è area per cui si sfrutta la legge regionale di riconversione di queste aree all'interno delle cerchie comunale. Secondo noi abbiamo votato in coscienza, dopo aver studiato bene la cosa e dopo io in commissione 2 mi ero riservato appunto di non votare, non ho partecipato in attesa poi della discussione in consiglio comunale affinché passassero delle modifiche a quel piano. Quelle modifiche sono passate a pieno, cioè il fatto che il parcheggio fosse aperto a tutti i cittadini liberamente 24 ore al giorno, al fatto che ci fosse una ciclabile sulla bidirezionale sull'area di proprietà del privato, il fatto che venisse rifatta la viabilità di Via Calciati, che in questo momento è disastrosa, quindi, e poi gli oneri di urbanizzazione che insomma non facciamo gli ipocriti, sono importanti, si tratta di 300.000 euro, tutto questo a fronte di un'area commerciale ridotta, perché ricordiamo che si tratta di un insediamento medio piccolo, perché è sotto i 1.500 metri quadri, e comunque una riduzione complessiva del coperto da oggi a 2700 metri a 2200 metri, quindi nel complesso secondo noi è un'iniziativa che in quell'area ci poteva stare. L'alternativa è tenere l'area così, oppure che il privato ci faccia dentro delle abitazioni in una zona dove le abitazioni si fa fatica a venderle. Ecco. Poi noi abbiamo fatto già un appello all'associazione di categoria per
per chiamarle in causa e per sapere quello che era il loro parere, però insomma non c'era stato in quel periodo dalla commissione al consiglio comunale un loro intervento. Perciò, e poi è nata la polemica da parte di un gruppo di attivisti, e quindi niente, poi avete visto anche le risposte sui giornali. Ecco, parlando appunto un po' più sul tema politico e appunto di quest'altra anima del Movimento 5 Stelle, come sono i rapporti anche tra voi due consiglieri comunali, come gestite questa cosa? Beh, questo è un argomento che piace molto a voi giornalisti perché ce lo chiedete sempre, quindi su Piacenza credo che sia l'argomento più in voga nel 5 Stelle di Piacenza. Allora, intanto non esistono due anime, ma i consiglieri comunali portavoce del Movimento 5 Stelle sono al di sopra delle parti. Quindi io anche nelle interviste che ho rilasciato ho detto se, anche perché adesso è nato un altro gruppo, un altro comitato di attivisti, che si chiama Piacenza 5 Stelle, cioè in embrione, insomma, ha fatto una pubblicazione sul giornale, sul quotidiano locale. Però ecco, ce ne fossero anche 10 di comitati, io sarei contentissimo perché significa che c'è fermento, c'è volontà, c'è voglia di fare da parte degli attivisti. Quindi non sono anime differenti. Diciamo che poi bisognerebbe anche quantificare un pochino di chi stiamo parlando, perché quando uno dice 5 Stelle, 4 Valli, beh, insomma, sono attivisti, ben venga, va benissimo la loro azione, peraltro loro erano stati, si erano organizzati per la campagna Esatto, elettorale, per c'era le politiche, Guigini. Ghigini e Baronio, i due rappresentanti, i due candidati, il gestore a livello provinciale della campagna Gianmarco Perazzi. E quando poi ci sono state le elezioni, beh, da quel momento in avanti il comitato è rimasto e sta facendo attivismo sul territorio, quindi tanto di cappello, se lo fa in linea con quelle che sono le indicazioni del movimento, con quelle che sono le regole del movimento, perché no? Cioè, anzi, è un di più che a noi non può che fare piacere. Stessa cosa vale per questo neonato Piacenza 5 Stelle. Però, ripeto, gli unici portavoce, gli unici titolati ad esprimere per nome e per conto, in nome e per conto del Movimento 5 Stelle a Piacenza sono i consiglieri comunali eletti, quindi questa è la linea. Poi nei 5 Stelle c'è assoluta democrazia, si sveglia uno la mattina, scrive sul giornale, viene pubblicato e quindi poi ne nasce spesso un confronto, ma non dobbiamo dimenticare che il 23% di elettori significano boh, 9.000 voti, quelli che sono stati durante le politiche, e insomma gli attivisti purtroppo sono molto meno, quindi non rappresentano, non sono un campione rappresentativo di quella che è tutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle a Piacenza. Una domanda sulla, visto che abbiamo parlato delle elezioni, come si sta muovendo il Baio, secondo lei? Beh, questa è una domanda scomoda, nel senso che il nostro capo politico. No, beh, allora, io credo molto bene, quasi da politico navigato, nel senso che quello che è stato il risultato per il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, frutto di un'azione politica vera, da politico affermato, che ci ha portato in dote appunto Roberto Fico come Presidente della Camera, ha dimostrato che si sta muovendo bene politicamente. Poi il Movimento 5 Stelle si fonda tutto, ecco perché a volte c'è un po' di confusione in questo, non si fonda sulle poltrone e chi occupa le poltrone, ma si fonda sul programma. Quindi c'è un programma nazionale, in questo caso condiviso, questo è il programma guida e le persone sono al servizio della realizzazione di questo programma. Perciò il nostro capo politico è al servizio della realizzazione di questo programma, che è un programma condiviso. Perciò risulta difficile, molti faticano a capirlo, trovare degli accordi con forze politiche che sono lontane da questo programma, cioè è impossibile. Infatti quando dice con Forza Italia non ci andiamo in un programma di governo è proprio perché non è pensabile sposare un programma così diverso da quello del Movimento 5 Stelle. Io credo sia questo un pochino la difficoltà che. Poi siamo in silenzio noi su quelle che sono le scelte dei vertici, anche perché non si è ancora formato nessun governo, quindi insomma, se
siamo nella città. Il ruolo di Grillo non è tanto chiaro in tutta questa vicenda. No, neanche a me, non faccio una battuta. No, nel senso, lui, beh, insomma, lui è il fondatore, insieme a Casaleggio padre. Ma c'è l'opzione dimostrativa un po' anche in questo periodo. È comunque sempre l'anima critica del movimento. Lui comunque adesso si è creato un suo blog che non è più con i connotati del blog del 5 Stelle, però insomma lui è sempre un'espressione critica, beh, è l'uomo comunque più rappresentativo del movimento. È chiaro che adesso la linea politica, meno da quello che sappiamo, viene dettata dal capo politico. Questo... Tornando a Piacenza, ci sono altri temi che riguardano il Consiglio Comunale? Beh, ma allora, intanto vorrei dire una cosa che non è così scontata per il 5 Stelle a livello locale. Allora, noi abbiamo come Movimento 5 Stelle Piacenza ottenuto la vicepresidenza del Consiglio Comunale con Sergio Dagnino e abbiamo ottenuto la presidenza della Commissione Controllo e Garanzia con il sottoscritto. Vicenda assolutamente controversa. Tra l'altro, ecco, ha fatto bene a trattare questo argomento, apro una parentesi e non l'abbiamo mai detto ufficialmente, però le minoranze che si erano astenute dall'entrare, che si sono astenute dall'entrare in questa commissione, e qui ribadisco l'importanza che avrebbe la loro presenza, perché stiamo parlando di minoranze di persone qualificate, di persone di assoluto livello che ci darebbero veramente un valore aggiunto all'interno della commissione. Questo è un peccato veramente, però è stato un pochino delegittimata questa scelta loro, che sembrava la scelta delle minoranze contro la maggioranza e in questo caso il Movimento 5 Stelle che rappresenta col suo presidente la sua presenza, è stata un po' sminuita e delegittimata, dicevo, dalla presenza di Gloria Zanardi, che essendosi tolta dal gruppo di Liberi ed essendo andata a costituire un gruppo misto, entra in qualità di capogruppo e comunque di rappresentante del gruppo misto nella Commissione di Controllo e Garanzia, pur essendo della minoranza. Quindi viene meno il fatto che tutta la minoranza compatta, ad esclusione del 5 Stelle, sia contraria ad essere presente, sì, quindi non sia presente in commissione. In realtà c'è la minoranza perché Gloria Zanardi la rappresenta. Quindi è venuto meno questo castello politico, perché è una scelta politica la loro. Io, ripeto, ho sempre fatto un appello, in ogni occasione lo faccio, affinché figure di assoluto rilievo presenti nella minoranza vengano a far parte della commissione, perché ce n'è bisogno e perché lavoreremmo assolutamente molto bene. Quindi dicevo, controversa, è vero, la presidenza, che ricordo spetta alla minoranza, perciò da una parte vicepresidenza del Consiglio Comunale, dall'altra presidenza di una commissione importantissima che ricordo non esserci mai stata a Piacenza, è la prima volta che si costituisce una commissione di questa portata peraltro, e in più devo dire che abbiamo presentato 4 mozioni oltre a varie interrogazioni e 3 mozioni sono state votate praticamente all'unanimità, a dimostrazione della nostra qualità nel lavoro svolto, quindi non è facile portare a casa come minoranza delle mozioni, per cui noi siamo assolutamente contenti, adesso ne abbiamo altre in programma, andiamo avanti passo per passo, perché quando sei in minoranza naturalmente non puoi avere una programmazione particolarmente a lungo termine e faremo le battaglie che servono. Vedo a volte qualche scricchiolio nella maggioranza, nella giunta più che altro, perché insomma onestamente qualche passaggio a vuoto si sta vedendo. Ci sono gli anelli deboli secondo lei? Anelli deboli in che senso? Quindi nelle parole di assessori? Sì. Ma no, adesso io non è mai bello fare dei nomi, anche perché poi insomma, bisognerebbe... Però magari temi su cui si potrebbe lavorare. No, diciamo che noi abbiamo attaccato qualche giorno fa l'assessore Polledri sull'aspetto cultura, perché secondo noi non è gestita con il dovuto criterio. Beh, qualche risultato, non perché l'abbiamo attaccato solo noi, però altri l'hanno attaccato.
E in effetti qualche risultato c'è stato, vediamo che adesso si sono riposizionati sull'aspetto cinema all'aperto da Turi, hanno rivisto anche, hanno creato dei bandi, insomma, con una partecipazione attraverso sponsor, insomma qualcosa si vede e credo che abbia fatto bene, insomma, questo attacco, e quindi qualcosa si è mosso. E poi, insomma, qualche lacuna si vede anche in altri settori della, della, dell'amministrazione, in altri aspetti, in altri assessorati. Ecco, questo, insomma, non siamo solo noi a sottolinearlo. È ovvio che la nostra volontà non è quella di incunearci in quelle che sono le crepe dell'amministrazione. A noi interessa il bene della città, il bene dei cittadini. Perciò, se qualcuno secondo noi non fa bene, non ha questo obiettivo o comunque non riesce a perseguirlo nel modo corretto, ecco, allora lì andiamo ad essere incisivi, altrimenti non è un fatto personale per noi e non è un fatto politico, è un fatto di buon senso. Visto che stai mirando la Digos sulla storia di cartelloni che hanno nascosto, che penso un po' tutti abbiano condannato, quelli che sono comparsi, tutti. Allora, mi viene da dire, da ex carabiniere, che di leva naturalmente, che sono solo striscioni, però queste cose non si fanno. Noi, tra l'altro, sono solo striscioni, però mi voglio correggere, nel senso che poi alla fine incidono nella vita di una persona, insomma, quando ti minacciano di certe cose, sono cose gravi, ecco. Perché poi parti dallo striscione, poi magari prende una piega indesiderata. Noi, tra l'altro, questa è testimonianza del nostro assoluto appoggio, abbiamo indicato appunto a Domenichetti le nostre vicinanze in un articolo in cui spiegavamo, nella parte finale, insomma, la nostra, il nostro appoggio, il nostro assoluto, adesso non mi viene il termine, senso, appoggio a quello che è il suo disagio, ecco, che siamo assolutamente dispiaciuti. Al di là degli striscioni, secondo me c'è un pochino di malumore da parte di centri sociali, da parte di una certa certe forze, no, ma certi gruppi giovanili organizzati, forse anche alimentati da una certa polemica che però porta poi a situazioni molto spiacevoli. Per me l'ordine e la disciplina sono fondamentali, quindi insomma certe uscite vanno assolutamente condannate, ma credo che sia trasversale la cosa, non solo da parte del Movimento 5 Stelle o da parte mia. Quindi no, ma mi stava chiedendo anche un'altra cosa, oltre a... Ma no, questo poi voglio sapere se l'applicazione che avete proposto alla fine entrerà, cioè quando... Torno un attimo al discorso della Commissione Controllo e Garanzia. Tra le altre cose è importante che le mozioni che passano vengano poi portate avanti, vengano recepite dall'amministrazione. Non sempre accade, anche in passato, insomma, delle emozioni che poi a volte finiscono come lettera morta. Questo non va bene. Io credo che ci sia stata piena condivisione e quindi secondo noi quella del decoro urbano passerà, anche perché con una semplice app indicare quelle che sono le cose che non funzionano e avere una risposta con dei filtri, insomma, e con lo stato di avanzamento dei lavori, credo che sia un esempio di civiltà. Voglio dire una cosa invece sulla Commissione Garanzia e Controllo: non state vedendo ancora, questo non, anche i giornalisti non sono presenti, quindi non state vedendo ancora l'operatività della Commissione, in quanto abbiamo scelto di tenere un certo grado di segretezza, vuoi per gli argomenti trattati, vuoi anche perché sono poi in gioco, in ballo anche a volte nomi e cognomi, no? Quando si vanno a verificare delle cose, per cui preferiamo tenere il tutto in un'assoluta tutela della privacy, e quando poi produrremo i risultati, a quel punto verranno poi dati la stampa e verrà invitata anche la stampa ad averli. Stiamo lavorando su vari argomenti, quindi io credo che insomma a breve qualche cosa, anche perché gli argomenti sono diversi, poi insomma c'è coinvolta anche l'amministrazione comunale, quindi bisogna chiedere dati, informazioni, verificare dei documenti, quindi insomma il lavoro è abbastanza impegnativo e complesso, questo ci tenevo a dire.